Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Purificami, Signore, illumina la mia vita, cammina con me, Signore, cammina con me, o Signore. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni, 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 Santo Spirito vieni. Benissimo. Preghiamo, Padre Santo, che in questo incontro la luce del tuo Spirito spazi le nostre tenebre e possiamo scoprire un pochino di più quale è il tuo dono per noi, a quale dimensione di vita tu ci stai chiamando, qual è la realizzazione che vuoi dare a ciascuno di noi per la sua personale situazione, per la sua vita. A noi che ci siamo ingannati cercando realizzazioni in questo mondo, che poi sono diventate tutte quante fallaci, dona, oh Dio, di scoprire quella vera. Per Cristo nostro Signore. Bene, allora adesso vi spiego qualcosa riguardo questo corso, vediamo un po' come si può fare. Allora, possiamo chiamarlo la riscoperta dello Spirito Santo. Per noi Dio è un mistero, assolutamente ci supera, che nessuno mai potrà dire di aver esaurito la conoscenza di Dio. Però delle tre persone che compongono Dio della Trinità, quella che ci rimane più nascosta, più misteriosa, è lo Spirito Santo. Perché? Perché Gesù Cristo, per il fatto che si è incarnato, per il fatto della sindone che ci permette di conoscere i elementi del suo corpo, sappiamo, ecco, così come nella pittura, con i capelli lunghi, la crema in mezzo, la barba, eccetera, eccetera. Dio Padre, grande capo. Nel catechismo un tempo si faceva il disegno di un vecchio con la barba bianca e i capelli bianchi, così lo rappresentano e è apparso anche ai profeti. Ma lo Spirito Santo, la raffigurazione dello Spirito Santo come colomba, è una delle rappresentazioni più misere che esista, perché si rifà al battesimo di Gesù,
nel quale, quando lo Spirito Santo scese su di lui, scese sotto forma di un raggio di luce, ma una cosa così indescrivibile che gli autori del Vangelo hanno detto così come una colomba, perché una cosa nell'aria luminosa, bianca, la colomba è l'unico uccello che ha tutte le penne bianche, allora si è preso quello come simbolo dello spirito, ma lo spirito tutto è meno che la colomba. Anche altre antiche raffigurazioni sono rappresentate come il fuoco per via della Pentecoste, ma nessuna figura, esempio di questo mondo può figurare chi è lo Spirito Santo e quello che vuole e può fare dentro di noi. Allora, leggendo la Bibbia vediamo delle storie, ma così meravigliose, così belle, così forti, così profonde, che guardando oggi nella Chiesa vediamo, ma dove stanno queste cose che si leggono nei Vangeli, nella Bibbia? Gesù predicava la parola di Dio, non ha fatto mai una scuola, ma sempre un annuncio. Una parola che era così profonda che scavava i cuori, provocandone la conversione. Una parola che aveva autorità, tanto da poter comandare agli spiriti del male e quelli, pur di natura ribelli a Dio e disobbedienti, erano costretti ad obbedirgli. Una parola che era capace di compiere guarigioni, non per richiesta, Padre Santo ti prego guarisci questo malato, ma come comando, alzati e cammina. Dove stanno queste cose oggi? Chi le incarna? Chi sa vivere questa dimensione del cristianesimo? Abbiamo una gerarchia, una volta che Gesù Cristo è sceso al cielo, ha lasciato una chiesa gerarchica con Pietro come capo e gli altri 12 apostoli, gli altri 11 apostoli come suoi collaboratori. Come loro, come Gesù Cristo, loro predicavano con la stessa parola capace di convertire i cuori. Ed erano persone semplici, tranne San Paolo, che poi non faceva parte del gruppo degli 11, dei 12, nessuno era un laureato. Una cultura medio-bassa. Pietro predicava da pescatore. Marco, che scrive il suo Vangelo, riportando in scritto la predicazione di Pietro, racconta dei fattarelli semplicissimi, con un linguaggio popolare. San Paolo è un po' più erudito, scrive in maniera un po' più complicata, ma lo stesso meravigliosa. Beh, gli apostoli possedevano la stessa parola di Gesù Cristo, comandavano gli spiriti e così andavano via. E non con 50 esorcismi, con uno solo. Poi comandavano ai malati e guarivano. Le malattie erano sconfitte col comando della parola di Dio potente. Dove sono queste cose oggi? Quale successore degli apostoli o successore di Pietro ha fatto in vita, durante il corso dell'esercizio del proprio ministero, quello che hanno fatto i primi apostoli con molto meno studio e molto meno preparazione? Pietro ha avuto una preparazione al fianco di Gesù Cristo per 3 anni. Non aveva fatto da piccolo il seminario, non aveva fatto i 5 anni di seminario maggiore, che equivale a un corso universitario, né nessun'altra specializzazione dopo il corso universitario. Veniva da preparazione molto semplice, eppure già dopo questi 3 anni era in grado di essere vicario di Cristo in terra. Quello che faceva Gesù lo faceva anche lui, fino a imitarlo nel martirio. Dove stanno queste cose? Leggiamo nelle comunità cristiane come vivevano la fede. Ai primi tempi il rosario non esisteva, né i cristiani di Corinto, di Tessalonica e di altre città della Grecia conoscevano i salmi, che erano dell'Antico Testamento, erano una preghiera ebraica, però pregavano,
spontaneamente, pregavano in lingue. Dove esiste più questa forma di preghiera? All'interno della Chiesa oggi. E tante tante altre realtà che fanno vedere che la perdita rispetto ai primi tempi, forse tra le più gravi, ci sono tante cose che vanno male, ma forse la punta di diamante di questa realtà è la perdita dello Spirito Santo. Per cui oggi noi bisogna che riscopriamo lo Spirito e cominciamo a vivere il rapporto con lo Spirito Santo come l'hanno vissuto i miei cristiani, molto semplicemente, con la stessa intensità, con la stessa profondità. Non può più rimanere lo Spirito Santo un perfetto sconosciuto. Ci sono, pur essendo Dio infinito, non abbracceremo mai la pienezza dello Spirito, però diverse cose bisogna che le viviamo nel rapporto con Lui, oltre che col Figlio e con il Padre. E allora oggi cominciamo questo corso dicendo: perché? E per noi stessi, e per le nostre famiglie, e per le nostre parrocchie, e via via, chi sia la riscoperta dello Spirito, un vero e proprio rinnovamento spirituale. Chi fa questo corso poi, quindi vi assicuro che non farò una scuola di teologia, voglio essere molto concreto, e si concluderà il giorno di Pentecoste, domenica 4 di giugno, quando il pomeriggio faremo qui in questo luogo la preghiera perché ogni persona riceva la sua personale Pentecoste. E quando dico questo, dico che chiunque può fare questa cosa, perché lo Spirito Santo, vediamo nel libro di Atti degli Apostoli e nei Vangeli, non si è riversato una sola volta su Pietro, Giacomo, Giovanni gli Apostoli, ma già non so, nelle prime pagine di Atti degli Apostoli già vi sono tre effusioni dello Spirito Santo, tre Pentecoste. La prima, lo stesso giorno di Pasqua, quando Gesù appare risorto per la prima volta ai suoi apostoli, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Da lì a poco, la seconda Pentecoste, 50 giorni nella festa di Pentecoste tradizionale ebraica, ancora una ancor più potente effusione dello Spirito Santo. Poi un'altra effusione da lì a pochi giorni, quando dopo una persecuzione contro i cristiani, contro gli apostoli, loro reagiscono non impadendosi, non tremando, non chiudendosi dentro il cenacolo, ma chiedono a Dio di moltiplicare la potenza del loro annuncio. E questa preghiera spalanca le porte a nuove effusioni dello Spirito Santo, ancora una potente effusione dello Spirito sulla comunità nascente. Quindi già nel giro di poche settimane gli apostoli per tre volte in maniera comunitaria hanno ricevuto lo Spirito Santo. Anche chi l'ha ricevuto quindi nel battesimo, confermato nella cresima, e poi magari lo Spirito di Dio vive sepolto nel nostro cuore sotto mezzo metro di cenere e non può più ardere come vorrebbe e potrebbe fare, anche chi vive in questo modo ha bisogno di una nuova fonte dello Spirito Santo, perché lo Spirito di Dio si manifesta in pienezza nella propria vita. Allora facciamo questo, cominciamo a vedere lo Spirito di Dio come ha agito nel passato con le persone e vediamo con noi oggi. Ecco, in questo momento ci stanno cinque persone connesse con internet, fatemi spiegare questa cosa, quindi questo corso si può seguire anche da casa con internet, qualcuno è connesso con il canale Don Marco Farina di YouTube, alcuni, come ho dato sul messaggio, sono connessi su madreteresatv.it, dove c'è un'unica pagina perché è un sito di informazione questo, e c'è
la stessa pagina del canale di YouTube, vi ho detto prima. Quindi nel canale potete scrivere attraverso la chat in diretta per fare qualche domanda e partecipare così. E comunque chiedo a questi 5 che stanno ascoltando tramite internet di farsi conoscere, quindi di mandare tramite SMS, WhatsApp, quello che sia, il vostro nome, in modo che possa tenervi presente per il giorno dell'effusione dello Spirito Santo, domenica 4 di giugno. Bene, adesso cominciamo e diamo un assaggio per quello che riguarda l'opera dello Spirito Santo nella vita di Gesù Cristo e poi subito nella nostra. Guardate, facciamo una cosa semplice e immediata. Siamo nel tempo pasquale. Io vorrei dare un'accelerata a quello che ha fatto Gesù Cristo la notte del Sabato Santo e di conseguenza a quello che vuol fare su di noi. Lo dico in base alla introduzione delle Lettere ai Romani, chi c'è la Bibbia lo trova, Lettere ai Romani capitolo 1, versetto 1 seguenti. Questi primi versetti della Lettera ai Romani sono, come si dice, dei versetti programmatici. Lì c'è scritto in poche righe quello che San Paolo poi spiega in tutto il resto della sua lettera. Lì c'è il condensato dell'annuncio che fa San Paolo. Il kerygma. Il fondamento, quello che coloro che ascoltavano erano chiamati ad afferrare con la loro fede. E oggi per noi, guardate, dico questo anche a coloro che sono abituati a una religione fatta di tradizioni, di l'educazione che ci è data religiosa, buona, buonissima, che non sto dicendo una critica a niente a nessuno, però deve essere implementata in che modo? Attraverso la nostra personale esperienza di fede. Che cosa afferriamo quando diventiamo credenti in Gesù Cristo? Di andare a messa domenica? I 10 comandamenti? Dice San Paolo. Guardate cosa. Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, vocazione significa chiamata, chiamata di Dio, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio. Prescelto perché Dio nel suo progetto invito prima che San Paolo venisse nel mondo aveva pensato a lui come predicatore del Vangelo. Dio questo Vangelo lo aveva promesso per mezzo dei suoi profeti e delle Sacre Scritture. Isaia, Geremia, eccetera, eccetera. Le loro profezie avevano visto in anticipo il Vangelo, poi l'avevano scritto, quindi sono andate le scritture sacre, perché avevano come argomento Dio. Questo Vangelo, questa buona notizia, Vangelo significa buona, anzi, se vuole essere più preciso, più che buona, il Vangelo significa una grande notizia, meravigliosa e potente, grande. Qual è l'argomento del Vangelo? Perché è grande? Il Vangelo è riguardo al figlio suo, si parla del figlio nel cielo, nella Trinità, il quale è nato nel mondo dalla stirpe di Davide, Maria del discendente di Davide, secondo la carne, costituito, attento questo è il Vangelo, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la selezione dei morti Gesù Cristo nostro Signore. Questo è San Paolo che in poche parole ci mette 500 cose. Adesso andiamo a smizzare un pochettino. Allora, il figlio di Dio nato nella carne, nato uomo, qual è la cosa grande che è successa all'uomo nato dopo l'incarnazione? Che questo uomo è stato costituito figlio di Dio. Uno dice, ma Gesù Cristo era già figlio di Dio.
Sì, ma nella carne no. Quando Gesù Cristo è nato con il corpo che abbiamo noi adesso, con tutti i limiti che questo corpo possiede. Quando Gesù Cristo è risuscitato dai morti, Gesù ha preso le dimensioni divine con il suo corpo. Non soltanto nella sua persona, per intendermi semplice, la sua ciccia è diventata divina. Tanto che San Paolo dice che ora in Gesù Cristo abita corporalmente la pienezza della divinità. Gesù Cristo ora è Dio nella carne. Guarda, questa la dice di gran lunga, perché se Gesù Cristo da uomo ha preso le dimensioni divine, il nostro futuro è di avere con il corpo le dimensioni divine. Quello è ciò che Dio ha preparato per noi. Noi dobbiamo morire tutti quanti. Chi si muore a 90 anni, chi a 70, chi a 50, quelli che diciamo più sfortunati, forse invece sono i più fortunati, muoiono prima, 30 anni, 20, qualcuno non riesce manco a vedere la luce del sole. Questa è la vita di questo mondo. La resurrezione dei morti significa che quelli che sono morti in questo mondo col corpo morto sono da Dio risuscitati e prendono un corpo con le dimensioni di vita che ha Dio. Quindi un corpo eterno, un corpo che non si può più distruggere, un corpo che non è più soggetto alla sofferenza, né fisica né morale, un corpo che non soffre fame e sete, che non è costretto a dormire perché sennò casca per terra dalla stanchezza, eccetera eccetera. Un corpo che può essere ubiquo, come si diceva, cioè presente contemporaneamente in tutti i posti. Esempio semplice semplice: se Gesù Cristo stava in Galilea, che è a nord della Palestina, a predicare, a fare i miracoli, a sud, in Giudea, magari c'era uno lebbroso che voleva guarire, ma Gesù stava a nord, non lo poteva andare a trovare e si moriva con la lebbra. Quando Gesù Cristo è risorto, può stare a nord in Galilea, a sud nella Giudea e guarire contemporaneamente i malati della Galilea e i malati della Giudea. Gesù Cristo può essere presente adesso in tutti i tabernacoli del mondo, nell'Eucaristia, ed è sempre Lui, presente ubique, ovunque. Questa dimensione di vita da risorto la vivono già in anticipo alcuni santi attraverso il carisma della bilocazione. Perché Padre Pio poteva andare in un'altra parte, pur essendo contemporaneamente nel convento di San Giovanni Rotondo, e poi magari stava a Milano a casa di a parlare con un peccatore per convertirlo? Perché lui prendeva dalla ubiquità di Gesù Cristo la possibilità di essere presente in due parti contemporaneamente. Allora, la buona notizia è che la nostra persona umana, e parlando di persona umana parliamo di una persona tristemente rovinata. Noi viviamo in un corpo condannato a morire, un corpo che si ammala. Viviamo un tipo, dal punto di vista fisico, non parliamo dal punto di vista morale. Quanti dolori, dispiaceri, amarezze piagano la nostra esistenza. La salvezza nostra non è vivere eternamente con questo corpo, altrimenti soffriremmo eternamente. La salvezza nostra è essere risuscitati da Dio per prendere il corpo che ha ora Gesù Cristo. Quella è la salvezza. La nostra aspirazione, il futuro che io, Marco Farina, ciascuno di noi qui presenti e voi siete in ascolto,
dobbiamo avere è diventare come Gesù Cristo dopo la sua resurrezione. Altrimenti che facciamo? Il fesso che crede di riuscire a realizzarsi qua giù è condannato già in partenza a fallimento. Quello che, non so, se una squadra di calcio diventa bravissima e vince tutte le coppe, da lì a pochi anni passeranno nei libri della storia. Non ci saranno più quei calciatori perché si sono invecchiati e non sono più capaci di fare quello che facevano pochi anni prima. E ne vengono altri più bravi e più forti. Quelli passano nel dimenticatoio. Come era bravo quello, ma non c'è più adesso. Uno che diventa un grande attore, grande attrice. Ci stanno delle attrici che negli anni passati sono state un qualche cosa eccezionale. Greta Garbo ha fatto impazzire il mondo di allora con i film in bianco e nero, muti addirittura. Giovani sono finiti, manco l'hanno sentito mai nominare. Ed è passato, non c'è più. La bellezza sua non esiste più. Se uno va a trovare Greta Garbo, trova un cranio di secco. È passata la bellezza sua, non esiste più. Non è più presente. Se uno cerca una sua realizzazione qua giù, di qualsiasi tipo esso sia, sportivo, di spettacolo, di bellezza, di forza, di potere perché è un grande leader delle nazioni, Napoleone Bonaparte, che fine ha fatto? Eppure era un genio militare, vince tutte le battaglie, avvelenato nell'isola d'Elba, gli dico Sant'Elena, e il grandissimo impero romano, l'impero più grande della storia. Andiamo a vedere, ci stanno i ruderi, mezzi sopra e mezzi per terra, quel poco che c'è rimasto. Dove sta l'impero romano? Scomparso. Tutto passa in questo mondo. Nessuno può avere salvezza, nessuno può avere realizzazione qua giù. Qui passa tutto. Noi viviamo un tipo di vita già condannata al fallimento se restiamo dentro le coordinate di questa vita. Ecco perché la buona notizia di cui abbiamo bisogno, il fatto, l'evento unico che ci può salvare, qual è? Che Dio ci afferri e da esseri umani rovinati come siamo, ci dia le sue caratteristiche di vita, vita eterna, vita senza sofferenze, vita dove il male non ha più nessun potere, la vita di Gesù Cristo risorto dai morti. Quando uno ha scoperto questo e ne è certo, allora ti sbrano le belve al Colosseo, ben venga, così ci vado prima di là. Ci vado prima. Se uno si muore a 30 anni, meglio, ci vado prima in cielo. Se uno è pronto, ovviamente, se non è pronto, no. Per carità. Non ti importa più di salvare questa vita. Che ci fai? Quando uno ha realizzato le cose importanti da fare in questo mondo, che campa a fare qua giù? Andiamo in cielo, che è più bello, che è la cosa giusta. Allora, la buona notizia è la resurrezione dei morti. Come è avvenuta questa? Chi l'ha realizzata? E dice così, San Paolo, lo rilengo perché stiamo più attenti. Gesù Cristo è stato costituito figlio di Dio nel suo corpo secondo lo spirito di santificazione e il modo storico della resurrezione dei morti. Allora, lo spirito di santificazione ha fatto un lavoro nel cadavere di Gesù Cristo e da cadavere l'ho fatto diventare essere vivente, ma così vivente non più della vita di prima, ma della vita di dimensioni divine, eterna, eccetera, eccetera.
Questo è il lavoro che ha fatto lo Spirito Santo sul cadavere di Gesù Cristo. Questo è il lavoro che lo Spirito Santo fa su di noi. Da questo lavoro fatto su Gesù Cristo, noi oggi nel credo diciamo: credo lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Una delle caratteristiche fondamentali dello Spirito Santo, un lavoro che fa sempre lo Spirito Santo noi uomini nel mondo, è quello di dare la vita. Non toglierla, dare la vita. Che significa? Che quando gli apostoli a Pentecoste hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno ricevuto vita, vita, vita. Quando lo Spirito Santo è sceso in apostoli il giorno in cui Gesù Cristo di sotto si è manifestato a loro nel cenacolo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Loro hanno ricevuto vita, ma vita non quella del cuore, della bocca che mangia, del sangue che assimila, la vita di Dio, la vita di Gesù Cristo risorto dai morti. Per cui non stupisce che a Pentecoste gli apostoli hanno lodato, benedetto Dio tutta la notte fino alle 9 del mattino, perché erano strapieni di vita. Non avevano bisogno di andare in discoteca a impasticcarsi con qualche sostanza stupefacente, non avevano bisogno della musica boom, 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 che scatena adrenalina e ti fa dare una sensazione di potenza, non avevano bisogno delle luci psichedeliche, non di che cosa, perché la vita gli veniva dallo Spirito Santo presente in loro. Lo Spirito dà la vita. E per andare ancora più in dettaglio, voglio farvi capire bene questo. Non so se voi che siete stati alle prediche di Pasqua avete capito questa cosa qua. Io quando mi sono convertito, non mi sono convertito, il Signore mi ha convertito. Qualcuno si è convertito da solo, è stato il Signore a convertirci. È stato Lui a convertirci. Non è che sono morto e poi sono risuscitato. Neanche ero malato e poi sono stato guarito. Non ho conosciuto attraverso questa modalità il Signore. Però quando avevo 18 anni ero morto di dentro. Perché ero morto di dentro? Perché io Dio l'avevo abbandonato già da un pezzo. Cominciai così. Io vado a catechismo da piccolo, comunione, cresima, eccetera, eccetera. Mamma mia, cristianissima. Babbo, ateo, non ne fregava niente. Mamma andava in chiesa tutte le domeniche, prendeva a casa, ci faceva fare il rosario il mese di maggio a tutti i figli con lei. Babbo invece era stata ammessa il giorno che si era sposato e poi non mai più. Allora io andavo a messa, mi ha messo 13-14 anni, dice: ma io perché vado a messa? Ma se io non lo sento questa cosa qua, non ne sono convinto, perché ci vado? Sono più coerente se non ci vado. E ho smesso di andare a messa, sono coerente con me stesso nel male, però perlomeno sono coerente, un passetto avanti, ho fatto una scelta sbagliata, la feci. Pian pianino cominciò, ho scoperto lo sport, mi piaceva tantissimo, facevo le arti marziali, il judo, la prima palestra San Benedetto del Tronto, poi l'atletica leggera, il lancio del disco, appassionato benissimo, perché questo è un lancio e di potenza e tecnico allo stesso tempo, per cui contava molto l'agilità, la sveltezza, eccetera. E allora ore e ore ad allenarmi questo, perché io volevo diventare, far vedere che attraverso il tempo in cui dice: ma io chi sono, la costruzione della propria identità, dice: ma io se divento un bravo sportivo, un campione, eccetera, allora posso stare nel mondo, posso presentare una mia identità agli altri, sono qualcuno. E quando pensano così, che sono qualcuno, se hanno
davanti un dot, prof, ing, arc, geom o cose del genere, o una medaglia, una coppa da presentare. Questo è l'inganno del mondo. Tu non vali perché c'hai un'etichetta, vali perché sei te stesso, o meglio, vali perché sei figlio di Dio. Ma uno che non ci crede in Dio cerca queste altre cose per essere qualcuno. Una volta che basai la mia esistenza sullo sport, la scuola mi dà un peso infinito, perché devo andare lì che non me ne importa niente, mi la tortura, storia, geografia, l'italiano poi, filosofia, non le sopportavo, era una tortura tutti i giorni. E se no, se non ci andavo, mamma, le storie, la bocciatura, la figuraccia, era una costrizione non sentita. Invece allo sport, lì sì, con tutto questo, tutto l'impegno e così via. Cominciò andando bene, vinsi nella categoria ragazzi e cambiato regionale, poi passai alla categoria superiore allievi, c'era il comitato regionale, dovevo andare minimo con una medaglia, un buon piazzamento, se non vincere anche quelli. Invece venne fuori Mister X dell'ultimo momento, fece una misura più lunga della mia. Io quel giorno andai non male, malissimo, feci un disastro sui lanci. Stavo sperimentando che buttandomi totalmente nello sport, invece di trovare la vita che credevo di trovarci, direi il contrario, più andavo avanti, più dentro mi spegnevo. Non è che mi spegnevo da solo, era una cosa automatica. Per cui cominciarono degli anni fino al quinto liceo d'inferno, bruttissimo, sempre la mente urlata di pensieri, la mattina già svegliarsi col mal di testa perché la notte hai dormito male, la notte per addormentarsi c'era al minimo tre quarti d'ora tra una cosa e un'altra, dice la falsità, l'ipocrisia, dove far finta, tutta una serie di cose. Babbo mi prendeva in giro, tu guarda, 18 anni, mi pare un vecchio, non sorridi mai, io ho la tua età, e raccontava tutte le sue prodezze giovanili che combinava. E io non c'avevo niente a rispondere, perché la verità, vecchio, peggio, morto dentro me stesso. Poi una sera mamma disse, perché non vieni in parrocchia? Ci sono delle persone che parlano di Gesù Cristo. Non è catechismo per i ragazzini, incontri per adulti. Io non so perché quella sera dissi di sì. Oggi non so perché dissi di sì, so che dissi di sì, ci andai, mamma ci accompagnò, e sin dalla prima sera le cose che dissero, boom, quelle persone che parlano di Gesù Cristo, boom, mi acchiapparono nel centro di me stesso. Era una serie di catechesi, due volte a settimana, per 2 mesi, non persi più neanche un incontro perché era troppo meraviglioso quello che dicono queste persone. Di tutte le cose che dissero, mi ricordo tante cose, la prima, la più importante, era quando parlavano dell'amore. E dissero così, ma che amore è l'amore dato alle persone che ti ricambiano, che ti vogliono bene? Dice, anche i delinquenti tra di loro si vogliono bene. Il figlio di Totorina rispetta il padre, Totorina padre, qua gli tocca il figlio, si vogliono bene, però gli altri l'ammazzano, sì, ammazzano altre persone, non vogliono bene agli altri. Dice, l'amore vero è quello che si dà al nemico, a colui che ti uccide. Quando dissero questo, è come se fosse aperta una grande tenda, quella del palco, il sipario, e avessi visto dietro l'infinito. Dice, ma se invece di vivere per lo sport, che so che finisce, un giorno sarò deluso marcio di questa realtà, anzi lo sono già, se invece di vivere vivo per amore, è che mi impedisce di essere felice, di essere realizzata. Se amo anche il nemico, amo e basta, e tocca l'infinito,
conseguente a quella parola annunciata. Poi altre cose. Quando ho visto che Gesù Cristo è risorto dai morti, ci credevo, perché lo stavo spingendo dentro di me, che stavo riprendendo vita. Una sera, mi ricordo, stavo parlando, cominciai a tremare, come se una scossa elettrica mi avesse preso di dentro. Tremai per 15 minuti, 20 minuti, non riuscivo a fermarmi. Se ne accorse mamma, ma che fai? Stai fermo. E quella scossa era una scossa di vita. Mi faceva bene. Stava smuovendosi qualche cosa dentro di me che morto e sepolto da tempo. E tante altre cose. Adesso non voglio allungarmi su queste cose qua. Allora, lo Spirito Santo è colui che dà vita. Guardate, Gesù Cristo, il corpo, è morto sulla croce per via dei chiodi, corona di spine, frustate e infine la lancia sul costato che gli ha spaccato il cuore in due. Quindi Gesù Cristo, cadavere, morto, messo sul sepolcro, cioè al cimitero, sulla tomba di Giuseppe d'Arimatea. Quello dal punto di vista del corpo però. Ma Gesù Cristo non era soltanto corpo, era anche anima, io interiore. Ecco, se qualcuno conosce il credo, quello che si dice sulla coroncina della Divina Misericordia, che è leggermente diverso dal credo che si dice la domenica, no? Quel credo lì è si chiama simbolo apostolico, ed era un credo che si diceva prima di quello che diciamo noi adesso, quel credo niceno-costantinopolitano, il credo che è nato dopo il periodo delle eresie, nei primi secoli della Chiesa. E per questo è un credo molto dottrinale, ben articolato, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, perché doveva rispondere a tutte le deviazioni eretiche che erano nate in quei tempi. Prima c'era quest'altro credo che è più semplice, più corto, però ha un mistero in più, un dogma in più che non c'ha il credo niceno-costantinopolitano. Questo dogma in più è quello che Gesù Cristo morì in croce il venerdì, discese dagli inferi il sabato e il terzo giorno, la domenica, risorto dei morti. Non è che Gesù Cristo nell'inferi ci andò come ci sono andato Virgilio e Dante con il corpo, quella è una finzione poetica. Il corpo di Gesù Cristo era ed è rimasto nella tomba di Giuseppe d'Arimatea. Gesù dagli inferi ci è andato con l'anima. E quando uno muore, il corpo va al cimitero, l'anima è nel regno dei morti. Il regno dei morti è il regno del diavolo per eccellenza, perché la morte lui l'ha creata. Non è il luogo di Dio la morte, il luogo di Dio la vita. Ricordate Gesù Cristo che diceva: Dio non è Dio di morti ma Dio di viventi, perché tutto vive per mezzo di Lui, quando rispondeva al fatto dei Sadducei che non credevano alla resurrezione dei morti. La morte è il campo del diavolo. Gesù Cristo andò con l'anima dentro questo mondo. Questo scendere con l'anima nell'inferno è una cosa che non è necessario che uno muoia per poterla realizzare. Perché quando uno si allontana da Dio, dentro te stesso precipita nel regno del diavolo, nell'inferno, nel regno dei morti, dove si sta malissimo, malissimo. Allora, io non so se qualcuno di voi ha sperimentato questa cosa, penso di sì, perché io l'ho sperimentata bene. Stare lontano da Dio significa stare, anche se il corpo è vivo in questo mondo, anche puoi fare lo che ti pare, ti puoi divertire, puoi stare in discoteca, puoi stare a fare una crociera sulle isole più belle del paradiso corallino più bello di questo mondo, tu dentro te stesso stai nell'inferno, punto e basta.
Ma chi invidia, non sono i narcotrafficanti che si costruiscono ville bellissime, le donne, i piaceri, i lussi in più, il massimo del piacere di questo mondo, costruito col sangue delle persone uccise, col sangue dei sindendi morti per overdose, eccetera, eccetera. Loro col corpo godono al massimo, dentro sono nell'inferno. Non cambierei una delle mie peggiori sofferenze con la migliore gioia di un narcotrafficante. Non lo cambierei perché è bruttissima. Allora, Gesù Cristo, quando è risorto in questa doppia dimensione, fisica e spirituale. La resurrezione di Cristo significa che la sua anima precipitata nell'inferno è venuta fuori. Chi è qui presente stasera, voi, avete provato la resurrezione interiore? Siete risuscitati dentro voi stessi? Se questo è avvenuto, potete dire il giorno, l'ora, l'occasione, eccetera, che è un fatto storico, non è un fatto fantasioso questo fatto. Resurrezione interiore. La resurrezione interiore è l'opera per eccellenza dello Spirito Santo, perché si precipita in basso, si scende dagli inferi per via dello Spirito non santo, si diventa peccato, si diventa buio, si diventa marciume, si risorge secondo lo spirito di santificazione. La santificazione, cioè passare dal peccato alla santità, dall'odio all'amore, dalla vendetta al perdono, dall'egoismo all'altruismo, eccetera, 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 questo processo, santificazione, questa è la resurrezione interiore. Chi siamo? Allora, la resurrezione, che è l'opera dello Spirito Santo per eccellenza, che è il miracolo dei miracoli, è una cosa di doppia dimensione, fisica e spirituale, anzi spirituale prima e fisica poi. La risurrezione spirituale è la conversione o la santificazione, chiamatela come, quel passaggio dalla morte spirituale alla vita spirituale, dall'inferno al paradiso. Quella fisica, dalla morte alla vita che non ha più fine, col corpo che prende la dimensione di vita divine per vivere in pienezza. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Il Vangelo di ieri diceva così, in maniera molto semplice, perché sono discorsi fondamentali per la fede di tutti. Parla Gesù Cristo e dice: colui che Dio ha mandato, dice Gesù Cristo, io, l'inviato di Dio nel mondo, proferisce le parole di Dio. Io non parlo dicendo le mie teorie, dico a voi le parole che il Padre mi ha detto di dirvi, e dà lo Spirito senza misura. Se qualcuno qui dentro ha messo a misura lo Spirito Santo, sta facendo soffrire lo Spirito, perché lo Spirito di per sé stesso è senza misura. L'intenzione di Dio su di noi è di riempirci di Spirito Santo senza misura. L'intenzione di Dio su di noi è di darci la vita senza misura, non con le strettissime misure sulle quali stiamo vivendo e marciamo oggi. Non è così? Qualcuno è soddisfatto della sua vita qui dentro? Qualcuno vive nella pienezza? Vi va tutto bene? Siete felici? Vi manca nulla? Sì o no? Ecco, accontentarsi significa vivere con lo spirito senza misura. Chi si contenta gode, è un detto di questo mondo.
Manutenzione di Dio è di darci le briciole di vita o la pienezza di vita? E questa è una cosa che deve avvenire su di noi. Qualcuno qua, siamo aumentati, siamo in 7, qualcuno ha anche scritto, ha scritto in inglese, accidenti, questo è uno non italiano. Vabbè, questo non c'entra, non viene a prendere diffusione sicuramente questo qua, dall'estero. Ecco qui. Vedere come posso dilungare. No, sono 10, a posto. Preciso così, per questo primo incontro è questa cosa qua. Riassumo brevemente. Noi stiamo vivendo una vita che è più morte che vita e abbiamo bisogno assolutamente di essere salvati, prima di dentro e poi nel corpo. Dio ha dato la salvezza di cui noi abbiamo bisogno nella persona di Gesù di Nazareth. Come ha fatto? Risuscitandolo spiritualmente e fisicamente dalla morte. Chi ha fatto questo miracolo, chi ha lavorato per produrre questo effetto nella persona di Gesù di Nazareth, si chiama Spirito Santo. Questo è lo spirito di tutti quanti noi abbiamo bisogno per vivere la vita in pienezza. Vita in pienezza, l'unica vita degna di un essere umano. Bene, allora in piedi. O Dio onnipotente, ti preghiamo, manda a tutti quanti il tuo Santo Spirito, risuscitati, fa che la sua forza ci pervada, che nessuno di noi viva una vita meschina, invenificante, schiava del male. Tu ci hai chiamato alla vita eterna, Signore, e a superare gli stretti confini di questo mondo. Scendi su di noi, o Spirito Santo, e tuo Padre che ha mandato per il tuo Figlio, nel tuo amore per Lui, la cosa più preziosa che aveva il tuo Spirito, mandalo su di noi, affinché siamo tutti vivi della vita di Cristo Gesù, risorto dai morti. Su voi tutti scenda la vittoria di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.